come sentite dal mio accento, sono un suddito del regno solo ad onorem. E allora è giusto che qualcuno si chieda perché uno che viene dalla Repubblica di San Marino si interessa del conte di Caserta. Spero che alla fine questa domanda avrà una risposta. In realtà io ho preso il posto di uno dei più raffinati, come presidente del Dinarope, di uno dei più raffinati storici del risorgimento anticonformisti degli ultimi decenni, Carlo Alberto Agnoli, il quale di questi temi si è occupato a lungo e ha messo in fila, volendolo fare, tutte le circostanze che consumano la storia militare del conte di Caserta. Credo che quasi tutti i presenti conoscano almeno le menti generali della figura del conte di Caserta, a partire Sua Altezza Reale Alfonso I di Borbone, come forse sarebbe più esatto chiamarlo. Limitiamoci quindi qua a alcuni cenni sulla sua carriera militare. Secondo le tradizioni ovviamente di famiglia, fu nominato a 12 anni alfiere del 3° Reggimento di Fanteria di Linea. Nel 1854, a 13 anni, fu promosso secondo tenente, primo tenente il 1° settembre 1857 a 16. Almeno dai 12 anni in su, negli eserciti ottocenteschi, queste nomine non erano affatto formali. Nell'agosto 1860, 19enne, viene, questo cerchiamo di capire cosa succede, neanche io. E bene, riproviamoci, questo c'è sempre qualche chiusa. Fu inserito nella una commissione per lo studio di una particolare innovazione tecnologica che era il cannone ideato. Chi abbia un po' studiato la storia dell'assedio di Gaeta sa che cosa significa avere cannoni ligati oppure no. Nel 1860 questo ragazzo di 19 anni cominciava a occuparsi esattamente di questo. Nell'agosto dello stesso anno, appena promosso maggiore, propose con molta veemenza anche al re e ai maggiorenti del regno di affrontare Garibaldi in campo aperto, come dimostra la corrispondenza di Pietro Quandel che è radunata nell'archivio privato del nostro Giuseppe Catenacci, documento 100 di questa corrispondenza. Al 3 settembre partì da Napoli, all'avvicinarsi dei garibaldini, si distinse nella lotta fu possibile fare, guidò la riconquista di Caiazzo, che è uno dei pochi episodi sia strategicamente che dal punto di vista militare vittoriosi, ma i fini in fondo dell'esercito borbonico che lo videro appunto protagonista. Poi combatté a Volturno, a Garigliano e si guadagnò i grandi di colore. Nell'assedio di Gaeta, come sappiamo tutti, essendo colonnello d'artiglieria, comandò la 3ª batteria d'artiglieria del fronte di mare, per cui comando diede numerose prove di eroismo e dedizione. Mi piace riportare l'apprezzamento che il 17 gennaio 1861 gli rivolse ufficialmente il capo l'allora capo del governo, il generale Francesco Casella, il quale in una dichiarazione, virgolette, voleva rendere palese all'universale i nomi di coloro cui tocca fortuna di maggiormente distinguersi, a capo dei quali è bello per il vostro vecchio veterano ministro segnalare il nome dell'interprete del trepido principe Sua Altezza Reale Conte di Caserta, colonnello d'artiglieria, che con l'esempio di indefesse pure sa infondere le emulazioni nella sua nobile arma. Quello che fece l'arma d'artiglieria nell'assedio di Gaeta è, credo, noto a tutti, un veloce ripasso della conquista del sud di Carlo di Anello può servire alle persone che si accostassero adesso e ai giovani a questo tema, ma qui devo anche rimandare a un altro volume che sono lieto di presentare qui per la prima volta, quasi sottovoce, ma non l'ho voluto presentare qui apposta, il primo volume degli inediti di Carlo di Anello, i suoi scritti sul risorgimento italiano dal Veneto fino alla Sicilia, che abbiamo pubblicato sotto il titolo di Novelle Borbone. Sappiamo tutti come andò a finire: il 14 febbraio 1861, insieme agli ultimi sovrani delle due Sicilie, lascia Gaeta assediata e la regno per sé. Raggiunge la madre Roma Palazzo Farnese, dal 1861 al 1870 esule lì con qualche marachella su cui ci diffonderemo,
È interessante notare che lui fece capo la parte più tradizionale e rigorosa dell'aristocrazia napoletana che aveva seguito i Borboni e si opponeva all'indirizzo più conciliatorista, diciamo così, impersonato dal presidente del Consiglio Pietro Calamullone. Nel 1866 questo giovane, che aveva molta voglia evidentemente di esserci, insieme ad alcuni altri ex ufficiali dell'esercito napoletano, si arruola sotto bandiera austriaca e combatte i piemontesi nella cosiddetta terza guerra indipendente. E devo questa citazione al qui presente di Fiore, come 2005, pagina 261. Probabilmente a Custoza, anche perché altri scenari che videro un forte impiego dell'artiglieria in quella sede da parte austriaca, insomma, sono scarsi. E c'è una coincidenza interessante, perché tra gli inediti dedicati alla storia del Risorgimento di Carlo Ianello viene uno molto lungo proprio sulla battaglia di Custoza, che è uno scenario in cui normalmente Ianello si occupa poco, quello che accade nel 109. A Roma, ovviamente, Alfonso si arruola col consenso del re nel sesto pontificio riorganizzato dal generale Hermann Kanzler. Questo sarebbe una storia da fare, perché l'esercito pontificio era considerato 10 anni prima quello che poi Garibaldi fino alla fine sbagliò a considerarlo e a metà l'agosto, cioè sostanzialmente un esercito fatto di mantenitori di un ordine pubblico dentro uno Stato che non faceva guerra da sé. La mia terra faceva parte dello Stato pontificio e di fatto questo possiamo attestare. Nel 1867 questo nuovo esercito pontificio combatté, come sappiamo, a Mentana contro i garibaldini. E al di là delle panzane che continuano a riempire i libri di storia sui famosi Chassepot, in realtà, primo, i garibaldini le presero come dei tamburi, a differenza di quello che voi potete trovare addirittura su Wikipedia e altre forme tipiche dell'ignoranza storica di massa. Secondo, i francesi erano lì per non combattere e si risorsero a fare finta di sparare qualche colpo solo quando il generale Kanzler, scusatemi il termine, minacciò di sputtanarli telegrafando la loro stasi a tutte le corti d'Europa. In terzo luogo, alcuni volontari che rintuzzarono, pur essendo un'infinità numero di inferiorità numeriche, passando dai garibaldini fino a respingere. Alfonso, in questa battaglia, che combatté quindi in veste non più di ufficiale d'artiglieria ma di fanteria, fece alcuni piccoli prodigi di valore che affascinarono. Il generale Kanzler gli dedicò un encomio solenne, venne insignito dell'Ordine Pontificio del Cristo, che è un ordine ancora oggi esistente di particolare rilevanza, e anche della Croce Fidei Virtute, che fu data da Papa Pio IX a tutti coloro che avevano combattuto per la difesa di Roma. La cosa interessante è che ebbe anche un apprezzamento pubblico del generale francese de Polès, che comandava il contingente francese che gli Amentana faceva finta di esserci, il quale, anche per cercare di riparare la figuraccia che stava facendo, lo propose a Napoleone III per la Legion d'Onore. Questa onorificenza gli fu negata dall'imperatore, che era di solito, sapete, il nomignolo di Napoleone III, no? Era Napoleone le Petit, anziché Napoleone il Grande per l'imperatore. Evidentemente per non inimicarsi ulteriormente la massoneria francese qui era in Corea. La sua storia personale ci ricorda che l'8 giugno 68 sposa la cugina Maria Antonietta di Borbone in Sicilia e nel 1870, il 18 settembre, quando l'anello d'acciaio dell'esercito piemontese si è chiuso attorno a Roma, quando stanno arrivando il 18, gli ultimi contadini e nobili d'Italia che andavano a Roma per morire con il Papa, visto che di speranze di uscirne vivi non ce n'era mezza, e qui ricordo la famiglia di America, gli amici conti di Carpegna, che si arruolarono in quattro, il padre di 70 anni col grado di zuavo semplice e i figli e i tre figli sempre nel zuavo. Il 18 settembre Alfonso riprende le armi, si appresta a combattere l'ultima battaglia non c'è. Voi sapete che tutta l'iconografia degli assalti di Portafia sono foto tarocche ricostruite in successione. Il 21 esce da Roma e va in esilio in Francia. Perché fermarsi qua?
Ora, io ho intitolato questo breve intervento un combattente europeo, perché Alfonso I ha uno sguardo europeo, vede esattamente dove lo scacchiere si sta muovendo, e nel 1873 si sposta in Francia e combatte la cosiddetta terza guerra carlista, nelle file cattoliche contro rivoluzionari, fedeli a recarsi sulla via di Borbone e Austria-Est, salito al trono di Spagna con il nome di Carlo VII, qui diventa a fare l'artigliere. Nel 1874, nominato anche qui colonnello d'artiglieria, comanda le batterie di Guipuzcoa, espugna il forte di Gattaria, generale di brigata della divisione Castiglia, operante nella zona di Burgos, stravince la battaglia di San Marco, si libera un'altra volta Guipuzcoa da un nuovo assedio liberale e fu definito dagli stessi spagnoli il Borbone che massa distinguiò nel campo carlista, il Borbone che massimamente si è distinto militarmente nel campo carlista. Alla fine, siamo nel 1876, capo dell'esercito del Nord, negli ultimi momenti dell'ultima guerra carlista, riesce a tenere assieme a sé una propria truppa, a tenere desta ancora un po' la resistenza, fino a che il 16 febbraio 1876 Carlo VII si ritira in Francia con i superstiti del suo esercito. Anche se il carlismo, noi ricordiamo, dobbiamo ricordare che continuò a essere una profonda e radicata tradizione popolare in Spagna, soprattutto in Navarra, ma anche in parte dei Paesi Baschi, fino alla guerra civile europea del 36-30. Nell'886 Luigi morì, lasciando comune erede la figlia Maria Teresa di Borbone e due Sicilie, esclusa dalla successione. Alfonso diventa l'erede presuntivo di Francesco II, che dicembre dicembre 1894, alla morte del fratellastro Duca di Castro, diventa pretendente al trono di Sicilia il capo della casa di Borbone di Sicilia con il nome di Sua Maestà Alfonso I, re del Regno di Sicilia. E qui c'è un punto fondamentale, la memoria viene stata tramandata. Se voi aprite l'enciclopedia Treccani e cercate, Treccani come dire, una volta era considerata poco, adesso è diventato una sorta di monumento della cultura italiana. Se cercate alla voce dedicata a lui, trovate questa frase che cito. Dopo la conciliazione tra Stato e Chiesa in Italia, il conte di Caserta aveva via via attenuato i suoi risentimenti contro lo stato di cose creatosi con l'unità e aveva guardato con interesse al regime fascista. Modificò per questo gli statuti dell'ordine costantiniano di San Giorgio, stabilendo nell'articolo primo che la carica di Gran Maestro dell'ordine aspettava non più al re del regno delle due Sicilie, ma al capo della casa Borbone delle due Sicilie. Io qui non entro dentro la storia degli statuti dell'ordine, perché sono veramente l'ultimo arrivato, ma la citazione è chiara tutto fino a che punto sia capziosa, credo probabilmente di sì, perché la cosa non andò assolutamente così, perché dopo che divenne capo della Real Casa, il conte di Caserta mantenne intatte tutte le rivendicazioni precedenti della famiglia contro l'annessione del Regno di Sicilia al Regno d'Italia e, dettaglio importante, in questa veste è continuato a essere riconosciuto dalla Santa Sede come capo della dinastia di un paese occupato, col diritto di nominare ambasciatori accreditati presso la Santa Sede fino al 1902. Quindi fino al 1902 ci sono gli ambasciatori del Regno delle due Sicilie presso la Santa Sede. Ovviamente è un dettaglio, ma parlando di denaro, qualcuno ripete, non prende mai a parte il nuovo governo, nemmeno riguarda i propri beni personali, che furono ovviamente rubati dall'imperatore. Come sappiamo, si spense a Carlo nel 1930. Napoli, impero, Roma e la Spagna. Quattro stati per la stessa battaglia. Perché quest'uomo gira, consuma la sua vita a combattere perché non poteva stare in buona casa? No, il motivo è un altro, perché si rende perfettamente conto di ciò che, della realtà concreta, di quello che in misura forse altrettanto lucida ma meno militare e meno militante anche qualche altro piccolo sovrano dell'Italia, sto pensando al mio duca di Modena, Francesco V, avevano detto. Cioè che in realtà tutta l'Europa viveva una lotta, un'aggressione, quella dell'internazionale liberale massonica, contro tutte le autorità tradizionali e quindi anche, ma non solo, le monarchie legittime cattoliche ovunque in Europa. Questa lotta funzionava ancora secondo lo schema che
che dettò Saint-Just nei primi tempi della Rivoluzione francese e che si declina così. Noi ricorremo la Francia, potremmo dire l'Italia, la Spagna, l'Europa, fate voi, in un cimitero, piuttosto che non rigenerarla secondo i nostri interessi. Questa aggressione che iniziò fuori dalla Francia nel 1793 ed ebbe nella penisola italiana il suo primo ambito di sfogo col tentativo di invasione della Sardegna, che andò anche piuttosto male, si trattò in realtà del primo tentativo di esportazione della democrazia dell'epoca contemporanea, che ciclicamente ci ha lietato le cronache fino all'altro ieri, e che incontrò tuttavia immediatamente l'attiva e vittoriosa resistenza dei popoli insorgenti di tutta Europa fino al 1815. La lotta di Re Alfonso I a difesa di queste quattro autorità legittime